Uno spettacolo indecoroso da parte della pubblica amministrazione. A 2 settimane dallo scoppio dell'incendio sul Monte Morrone arriva il duro attacco degli ambientalisti che non escludono, una volta passata l'emergenza, di avviare una seria riflessione e chiedere l'intervento della magistratura per accertare eventuali responsabilità. A parlare è Onda TG Augusto De Santis, uno dei relatori della conferenza incontro promossa ieri dal Trementi Valle Peligna nell'affollata piazza 20 Settembre. Di fronte a un grande disastro ambientale si reagisce con un'iniziativa concreta, particolarmente apprezzata. Beh, il senso è stato innanzitutto cercare di coinvolgere più anime e vedere il punto della situazione, anche per vedere come in corso d'opera, cioè in corso di incendio, le persone reagiscano a questi disastri. E come possiamo vedere, la sfera pubblica ha reagito più che bene, si parla di 300 persone, ci sono stati interventi anche da parte di Augusto De Santis, quindi della sua esperienza nel campo ambientale e tecnica, e da parte anche proprio di chiamiamolo un angelo del nostro territorio, che è un pompiere che ci ha raccontato la sua esperienza, un pompiere che sta alla guida degli elicotteri. Sulla gestione dell'emergenza, De Santis non risparmia critiche e non le manda a dire. Siamo arrivati impreparati, gliel'ha detto Curcio, il capo della protezione civile, a giugno, gliel'abbiamo scritto noi il 30 giugno, abbiamo mandato una lettera a tutti i parchi, alla regione, abbiamo mandato alle procure anche per conoscenza, già il 30 giugno, dicendo guardate, preparatevi. In emergenza, chiamate anche durante questa emergenza. Abbiamo detto chiamate l'esercito, ci vogliono tanti uomini, non 50, ce ne vogliono 500, non solo per spegnere, ma anche per deterrenza sul territorio. Adesso, coi comuni della Valle Peligna, ci siamo organizzati e abbiamo dato una mano. Stiamo dando una mano con le ronde notturne anche durante il giorno per presidiare il territorio, tutto in accordo con i comuni. Ma che ci vuole una forte deterrenza quando ci sono situazioni del genere era prevedibile. E invece qui è stato insomma, uno spettacolo veramente poco decoroso da parte della pubblica amministrazione, che davanti a dei criminali bisogna elevare il livello, non abbassarlo. Poi parte l'accusa al Parco Nazionale della Maiella. È stato assolutamente inadeguato al compito, riprende De Santis, parlando soprattutto di prevenzione. Il referente del forum, H2O, si oppone anche al rimboschimento, certo che la natura farà il suo corso. Ma non in piena emergenza. Si fanno balenare progetti faraonici di rimboschimento.